Buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione. La giunta regionale della Lombardia ha deliberato che il Belvedere di Palazzo Lombardia sia dedicato a Silvio Berlusconi ed è arrivata adesso la nota che la famiglia di Silvio Berlusconi ha condiviso questa scelta. Intanto le opposizioni hanno espresso contrarietà, mentre l'ex sindaco Albertini ha corretto il tiro. Non più l'aeroporto di Linate, come aveva detto inizialmente, ma l'aeroporto di Malpensa. Ma ci racconta tutto Alberto Carreras. Continuano le polemiche sull'opportunità o meno di dedicare un luogo rilevante, via Piazza Giardino o altra localizzazione pubblica, a Silvio Berlusconi. L'ultimo piano di Palazzo Lombardia, il 39esimo, e cioè il Belvedere, sarà intitolato a Silvio Berlusconi, lo ha ribadito il presidente della regione Attilio Fontana, e oggi la giunta regionale ha dato il via libera. Prima di rendere ufficiale l'iniziativa, la Regione, stando a quanto si apprende, metterà al corrente la famiglia dell'ex Premier anche per conoscere il suo gradimento. Ma noi andiamo per la nostra strada, facciamo quello che riteniamo giusto fare, poi gli altri decideranno di conseguenza. Nel dibattito si inserisce Pierfrancesco Maiorino, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Io credo che luoghi di tutti, della collettività, luoghi istituzionali debbano essere, diciamo, intitolati a persone che hanno unito. Silvio Berlusconi ha diviso molto. Intanto oggi nella nostra trasmissione Metropolis l'ex sindaco Gabriele Albertini, che aveva proposto di intitolargli l'aeroporto di Linate, ha corretto il tiro. Linate è intitolato a Enrico Forlanini, un grande pioniere dell'aviazione. Meglio lo scalo di Malpensa, che non ha alcuna intitolazione, ha detto Albertini. È meglio, secondo me, dedicare l'aeroporto del luogo a Malpensa piuttosto, anche perché lì c'è solo un posto, è solo un luogo, non c'è un nome di una persona a cui sottrarre. Quindi non si toglie niente a nessuno, anzi si aggiunge. Esattamente. No, mi dispiace per Forlanini, perché sono un grande ammiratore di Forlanini. Non vorremmo come mai fare un come scienziato, ecco, tutto qua. Come abbiamo detto inizialmente, alla famiglia, perché Alberto Carreras diceva si attende l'ok della famiglia, e in serata è arrivato l'ok della famiglia, quindi a questo punto sarà solamente deciso come e quando sarà fatta questa intitolazione. Ne ha parlato anche il sindaco di Milano Sala dell'intitolare qualcosa, Silvio Berlusconi, ha detto è un'occasione per dividere, non per unire, ma sentiamolo. Linate è già intitolata, quindi non è che possiamo togliere un'intitolazione ne mettono un'altra, però come ampiamente prevedibile questo tema è già diventato un tema politico e di posizionamento politico, non si va nel merito, è solo chi è a favore e chi è contro, si potrebbe dire prima che aprissero bocca, quindi si sa, e quindi un'altra occasione per dividere, non per unire. Io credo che Milano abbia mostrato con i funerali di Silvio Berlusconi un atteggiamento di partecipazione e di sobrietà. Io ho offerto subito la camera ardente a Palazzo Marino, i funerali sono stati fatti al meglio, per cui credo che quello che Milano doveva fare l'ha fatto. Poi ovviamente non entro nel merito della decisione di Regione Lombardia, ci mancherebbe altro. In questo momento non è il nostro punto pensare a intitolazioni, cioè, ripeto, credo, lo vedete, è solamente un tema. Se vogliamo dividere ancora, i sì e no sono facilmente decifrabili, è subito stato politicizzato come ampiamente previsto, quindi in questo momento credo che noi dobbiamo pensare a altro, occuparci di altro, avendo la coscienza che appunto i funerali sono stati veramente gestiti al meglio. Intanto c'è anche grande attesa per l'apertura del testamento, che avverrà probabilmente lunedì prossimo, e c'è da vedere se la destinazione del pacchetto azionario del 61% che era in mano direttamente al Cavaliere sarà suddiviso come tra gli eredi. Vediamo. La data tanto attesa potrebbe essere lunedì 26 giugno, quando sulla base di varie indiscrezioni potrebbe essere aperto il testamento di Silvio Berlusconi dal notaio Arrigo Roveda di Milano. A fine giugno si terrà l'assemblea Fininvest, dove dovrà essere preso atto della nuova situazione societaria dopo la scomparsa del presidente Berlusconi.
verrà approvato il bilancio e il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Sulle grandi questioni aziendali sembra tutto da tempo concordato e gli equilibri non dovrebbero mutare significativamente. Si parla di un patrimonio globale di 6,3 miliardi di euro, tuttavia sono circa 4 miliardi che rappresentano la quota del 61% che era direttamente in mano a Silvio Berlusconi e che dovrà essere suddivisa tra gli eredi e tra possibili altri beneficiari. Bisognerà vedere se le quote rispetteranno la situazione attuale e poi ci sarà da stabilire a chi andranno le ville, circa una ventina, da Villa San Martino a Villa Certosa, oltre alle residenze in Francia e i Caraibi, e poi le imbarcazioni d'alto mare, le opere d'arte, i gioielli e tutto quanto era nella disponibilità personale del Cavaliere. Si parla ad esempio di una quota tra i 50 e i 100 milioni che potrebbe essere stata riservata alla compagna Marta Fascina. C'è poi la possibilità che abbia destinato fondi a Forza Italia per il proseguimento della vita del partito e anche altri lasciti alle persone che più gli sono state vicine nel corso degli anni. Silvio Berlusconi, a livello testamentario, poteva disporre liberamente di un terzo dei propri beni, mentre due terzi vanno per legge ai figli. Cambiamo argomento. Regione Lombardia e i sindacati hanno condiviso e sottoscritto i nuovi accordi per la stabilizzazione del personale sanitario impiegato durante il Covid. Ci stiamo impegnando, ha detto l'assessore al welfare Bertolaso, per rendere attrattivo il lavoro del sistema sanitario, ma nel frattempo è importante valorizzare chi già nei nostri ospedali, nei nostri servizi sta lavorando e vuole rimanerci. Oltre a questo, la stabilizzazione permetterà di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio durante la pandemia. E c'è stata tensione oggi nella giunta regionale perché gli assessori di Fratelli d'Italia si sono alzati e hanno lasciato il posto durante la riunione di giunta. Tutto questo perché il prolungamento del metro 5 ha visto le competenze attribuite solo all'assessore alle infrastrutture Claudia Terzi e non al collega Lucente che si occupa invece dei trasporti. Vediamo. Tensione nella giunta di Regione Lombardia. Secondo molti si è trattato di un vero schiaffo di Fratelli d'Italia al governatore Attilio Fontana e alla Lega. Gli assessori di Fratelli d'Italia hanno disertato la seduta per protesta. Il motivo dello scontro sarebbe stato il contenuto di una delibera che assegnava i fondi per il prolungamento della linea 5 della metropolitana e che attribuiva la competenza solo all'assessorato alle infrastrutture guidato dalla leghista Claudia Terzi e non al titolare dei trasporti Franco Lucente di Fratelli d'Italia. Pur di evitare lo scontro, la delibera è stata tolta dall'ordine del giorno, ma tutti i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, compreso il vice governatore Marco Alparone e il capo delegazione in giunta Romano La Russa, hanno deciso ugualmente di non partecipare alla seduta. La giunta ha approvato solo l'intitolazione del belvedere a Silvio Berlusconi. Il clima nella maggioranza di centrodestra resta teso alla vigilia della discussione sul piano regionale di sviluppo all'ordine del giorno domani in Consiglio regionale. Vengono contestate le competenze degli assessori nelle scelte decisionali. In Lombardia, infatti, Fratelli d'Italia è passata dal 3 al 22%, superando la Lega di Matteo Salvini di ben 10 punti. Insomma, è chiaro che il partito di Giorgia Meloni vuole essere il nuovo faro della giunta Fontana e invece, secondo molti, la Lega continuerebbe a imporre logiche passate relative a quando il Carroccio aveva la maggioranza relativa. E c'è una nota arrivata in serata da parte della giunta regionale che dice che i partiti di Attilio Fontana, che dice i partiti di maggioranza sono coesi ancora oggi più che ieri. Quindi in qualche modo Fontana prova a smorzare questa polemica, ma oggi il capogruppo del Movimento 5 Stelle lo aveva cavalcato. Parliamo di Marco che dice: pare che l'argomento del contendere sia il prolungamento della metro 5, ma dovranno aspettare ancora i cittadini perché parrebbe che Fratelli d'Italia non voglia che sia la Lega a prendersi il merito e viceversa. Quando sostenevamo che creare un assessorato ai trasporti e uno alle infrastrutture per assecondare gli appetiti di Lega e Fratelli d'Italia non avrebbe portato altro che disagi, intendevamo proprio questo. Adesso attendiamo con dispiacere il prossimo round, sperando che sia l'ultimo e che possa suonare la campana per questa fin qui disastrosa
inizio di governo. Però appunto questa nota arrivata da parte della giunta di Attilio Fontana sembra un po' spegnere questo incendio che si era acceso. Oggi invece il Partito Democratico ha lanciato una sfida alla giunta per quanto riguarda le case popolari. Ci sono attualmente 17.000 case ALER sfitte e in 5 anni, dice il Partito Democratico, saranno 28.000. Ecco le proposte del Partito Democratico per far fronte a questa emergenza. Sentiamo prima il capogruppo Pierfrancesco Maiorino e poi la consigliera Carmela Rozza. Io credo che sia veramente preoccupante la totale assenza di iniziativa da parte della Giunta Fontana sul tema della casa. Ci sono migliaia di persone senza casa e in Regione Lombardia ci sono migliaia di case di proprietà regionale senza persone. Stando ai numeri di Regione Lombardia si arriverà nei prossimi anni a 30.000 alloggi vuoti, 30.000 case regionali vuote senza nessun intervento di recupero e di qualificazione. Per risolvere il problema, prima di tutto abbiamo bisogno di scelte urgenti. Una che si può fare immediatamente è assegnare ogni anno 5.000 alloggi vuoti nello stato di fatto per giovani famiglie, giovani coppie, per lavoratori, e la regione organizzi un sistema di garanzie con le banche per permettere a queste famiglie di avere un prestito e ristrutturare le case dell'ALER che gli vengono assegnate. Questo metodo nell'arco di 4 anni, perché noi riteniamo che il 2023 debba servire per organizzarsi, a cui abbiniamo anche i 2.000 alloggi di Regione Lombardia, arriviamo a 28.000 alloggi assegnati in 4 anni ed è il modo per eliminare lo stock degli alloggi vuoti e poter dare garanzie a 28.000 famiglie di avere una casa. E Fontana ha risposto dicendo che la strategia è quella di assegnare più velocemente le case esistenti. Sentiamolo. Quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che continueremo a fare, cercare di avere la possibilità di assegnarle nel più breve tempo possibile, cercare quelle che hanno bisogno di interventi, di liberarle per investire le tante risorse che il nostro piano casa ha previsto. Non dimentichiamo che il piano casa prevede investimenti per 1 miliardo e quindi cercare sempre più di... Un miliardo e mezzo, quindi cerchiamo sempre più di migliorare il patrimonio abitativo che mettiamo a disposizione, senza dimenticare i grandi investimenti che stiamo facendo anche nel campo dell'housing sociale, che va a colmare, a dare una risposta alla necessità di quella fascia di popolazione che non può partecipare all'edilizia popolare ma che è in difficoltà sul mercato libero. E invece a proposito di Fontana parliamo del caso Camici, perché l'avvocato di Attilio Fontana, Jacopo Pensa, è intervenuto oggi davanti alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà decidere il 10 luglio sul ricorso della Procura milanese contro il proscioglimento deciso in udienza preliminare del governatore Lombardo. Dice l'avvocato: i PM hanno avuto un momento di crisi perché hanno capito che questo processo non si doveva fare. Ci hanno proposto un patteggiamento e una pena pecuniaria dopo aver fatto tutte le indagini che hanno fatto. Ovviamente Fontana non ne ha voluto sapere. Dice l'avvocato: non avrei immaginato di dover discutere in appello, di dover arrivare fino a questo punto, una vicenda nella quale sono state impiegate energie e risorse coi PM che hanno costruito un film, il contrario storico di ciò che è avvenuto e che fa capire l'incertezza e la ricerca del reato da parte dei PM. Ricordiamo che questo è uno degli aspetti della riforma della giustizia che è stata disposta dal ministro Nordio, che è quello appunto dell'impossibilità da parte dei PM di ricorrere in appello una volta che in primo grado ci sia stata una assoluzione. Cambiamo argomento. Uber Eats, azienda del food delivery, annuncia la chiusura delle attività e il licenziamento di 49 lavoratori a Milano, e secondo la CISL si tratta di una scelta dettata solo da interessi economici. Sentiamo. Chiude Uber Eats Italia, la piattaforma che gestisce le consegne a domicilio di cibo, chiude e lascia 49 lavoratori per strada, senza un posto di lavoro. Per noi questo atteggiamento non è accettabile, bisogna tutelare queste posizioni e soprattutto bisogna tutelare
i ciclofattorini che purtroppo non avranno nessuno strumento di ammortizzatore sociale per accompagnare questa transizione. A questo punto non ci resta che capire l'atteggiamento che vorrà essere messo in campo dalla società, partendo da un presupposto già abbastanza grave: non applicano un contratto collettivo nazionale di riferimento. Questo ci fa già partire con una forte posizione critica nei confronti di una società che comunque ha avuto degli ottimi risultati economici in Italia e che continuerà a rimanere in Italia sul lato dei trasporti e della mobilità. Due interventi da parte dei carabinieri durante la notte, due colpi di fucile in aria esplosi da un'auto in mezzo alla strada come appendice di una rissa. Questo è quello che è avvenuto la scorsa notte in via Giambellino. Le chiamate dei cittadini allarmate sono giunte al 112, ma quando sono arrivati i carabinieri non hanno trovato più nessuno. Mentre tre giovani stranieri sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati scoperti la scorsa notte mentre vagavano nella metropolitana di Milano. I tre sono stranieri, spagnoli e portoghesi, e si sono definiti esploratori urbani, raccontando di girare per l'Europa alla scoperta di posti inusuali. I giovani sono stati individuati dalla security e poi sono stati consegnati ai militari, che li hanno denunciati per interruzione del pubblico servizio. Mentre un'aggressione si è verificata la scorsa notte in centro a Milano, dove due ragazze e un ragazzo sono rimasti feriti in modo non grave dopo aver inalato dello spray urticante. Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma il 118 è avvenuto alle 3:15 nel cuore della movida di Corso Como, trasportando le due ragazze in codice verde al Fate Bene Fratelli e il giovane in codice giallo al Policlinico. Adesso cambiamo argomento. A Mesero si è svolta la festa diocesana dei nonni con la presenza di quasi 500 persone che hanno preso parte a un intero pomeriggio articolato tra testimonianza e il dialogo con l'arcivescovo. Anna Maria Braccini. Vivere la vita con serena e fiera disponibilità a essere originali, facendo rete nelle comunità, offrendo il proprio contributo di saggezza con un sorriso. Sono questi consigli saggi e quotidiani, ma ricchi di una profonda spiritualità, che l'arcivescovo ha proposto ai quasi 500, tra nonne e nonni, riuniti per la giornata di pellegrinaggio e riflessione promossa dal Servizio per la Famiglia della Diocesi. Nella parrocchiale Presentazione del Signore di Mesero, dove tutto parla di Santa Gianna Beretta Molla, ad accogliere il Vescovo Mario c'è Paolo Zambon, che con la moglie Maria e Don Massimiliano Sabbadini è responsabile del servizio stesso. La giornata, coronata da un indiscutibile successo, si confronta con il tema la spiritualità dei nonni a servizio delle generazioni, tra testimonianze, domande e con l'illustrazione di quanto fatto dalla pastorale dei nonni in questo anno, con la promozione di incontri, sviluppo di sinergie, realizzazione dei gruppi territoriali. E si avvia infine il dialogo con l'arcivescovo. Mi pare che potremmo essere il segno di una originalità possibile. Secondo me è, per esempio, aver fiducia nella vita, aver fiducia, guardare la vita da giovani, da vecchi, la vita sana, la vita malata, come diceva Papa Francesco, però con una fiducia radicale, fondamentale, gente che sa sorridere. E a conclusione del pomeriggio ci si cammina tutti insieme verso il cimitero di Mesero, dove il Vescovo Mario sosta in preghiera nella cappella in cui è sepolta Santa Gianna e imparte la sua benedizione ai tanti presenti. Padre! E i vigili del fuoco, cambiamo decisamente argomento, hanno salvato oggi a Cislano, in provincia di Milano, un gatto che era rimasto incastrato nel motore di un'auto. Il salvataggio è avvenuto in via Foscolo intorno alle 14:30 e il povero gatto aveva la testa incastrata nella protezione della scocca del motore. Sul posto, come vedete dalle foto fornite dai carabinieri, sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco che prima hanno sollevato e stabilizzato l'autovettura e poi hanno svitato la protezione della scocca, liberando il gatto, che poi è stato riconsegnato sano e salvo alla sua proprietaria. Infine vi ricordo che dopo questo telegiornale Il Meteo sarà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella Città oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera un approfondimento della festa diocesana dei nonni con l'arcivescovo. È davvero tutto, vi ricordo la nostra prima serata dopo lo sport. Questa sera c'è ancora una canzone. Arrivederci.